Da giovedì prossimo, il 24 febbraio, sarà disponibile su Prime Video i primi quattro episodi della nuova stagione di LOL, Chi ride è fuori, e noi ne parliamo con due dei concorrenti. Sì, sono con noi Virginia Raffaele e Corrado Guzzanti. Corrado Guzzanti, Virginia Raffaele! Beh, quasi un miracolo, quasi un miracolo! Avere Corrado qua è quasi un miracolo, siamo solo commosso. Hai visto? Hai riconosciuto se chi è? Fosse un bambino. È Corrado Guzzanti. Sì. È Corrado Guzzanti. Accomodatevi. Per non metterlo. Okay, eccoci. Benvenuti, grazie. Prego. Grazie a voi. Grazie. Poi c'è anche una sorpresa dopo, grazie. Complimenti per Sabusà Teatro. Grazie. È andata benissimo anche a Milano. Anche a Milano è stato bellissimo. Bellissimo, adesso continui, dove vai, lo sai? No, adesso mi portano in giro così, bendata. Vado a Torino, e poi grazie, che ce l'hai scritte? Sì, Bologna. 24-27 febbraio Torino, 3-4 marzo Bologna, 5-6 Mantova, 8-9 Prato, 10-12 Firenze, poi inutile che te le dico perché non te le ricordi, però Gorizia, Trieste, Belluno, Trento, eccetera, eccetera. Perché ti benti, sì. Mettono il cappuccio quando arrivi te lo levo. Sì, non lo voglio sapere, io da me mi slegano, faccio e poi ritorno dentro. Ma anche tu si dice che anche tu, no, ti ho fatto affogare con l'acqua, no? No. Anche tu. L'acqua, è l'acqua di Burioni o è mia? Quindi? Di Burioni. Si dice che anche tu forse tornerai a teatro, forse. Sì, ci stai pensando? Molto lentamente sto scrivendo uno spettacolo. In tempi. Sì. Io o i miei figli andranno. Però dopo la cura shock di LOL, adesso. Dopo la cura shock di LOL. Sei pronto per tutto. Chi ride è fuori dal 24 febbraio su Prime Video, come ha detto Filippa. Che esperienza è stata, Virginia? Perché non ridere sembra facile, però stare 6 ore lì e non ridere con tutti quelli che cercano di farti ridere intorno. No, ma è una tortura, non è che sembra facile, è una delle cose più difficili, perché poi si gioca sulla tensione, nel senso che più tu sei nervoso, certo. Più sale il nervoso, la tensione, più ogni tanto, visto che ridi in situazioni, spesso si ride in situazioni di dove non si dovrebbe ridere, per esempio... La risata isterica, lui viene dove? Sì, eh? Dove viene a te di solito la risata isterica? No, perché l'hai detto l'altra volta. Sì. Ai funerali hai detto che tu non ridi. Che non vado più perché mi prende, sì, quella tensione. E ridi? Il famoso film di Alberto Sordi, sì. Che cominciano a dire tu poi canta, quindi io sono... Va bene. Se non si può dire niente di LOL, sapete, non si può dire nulla. Si può dire chi ha vinto, chi esce, non si può dire nulla. Perché noi non l'abbiamo visto. Noi non l'abbiamo visto, io ho anche rimosso. Lo sapete, errore di non ricordo quasi nulla. Lo saprete che è uscito, scusa? No, perché non l'abbiamo visto, sì. Noi. Ma come no? Ma come non l'hai visto? Se uno usciva andava via, non l'ho visto ancora io. Ho capito, ma mentre eri lì, tu se non è in televisione non ci credi. Visto, magari andava a cambiarsi e rientrava, così, non è che stavo così attento. Non l'ho visto. Vabbè, chi dei due ha riso per primo si può dire. Non si può dire nulla. Vabbè ragazzi, però... Che noia. Vabbè, allora torniamo tra un attimo a parlare di LOL. Scusa, cosa direbbe Bianca Berlinguer se fosse qui? Sai che lei fa le imitazioni. Ma che c'è? No, niente. Direbbe di cose. Lei fa le imitazioni, lei fa la goccia d'acqua, tra fatto mai la goccia d'acqua? No, vabbè, Fabio, me ne vado. No. Se parti con la goccia? No. Sono preparato. Lei ogni volta che viene qui fa la goccia, perché... No, ma è una... No, io non è che faccio la goccia quando vengo qui. A è lui che non c'ha ogni volta, c'ha l'ossessione della goccia. Solo però non puoi... Scusa, ho fatto una domanda ancora, ho detto, ti ha mai fatto la goccia d'acqua? No. Diete sì. No, ha detto Hai detto di no. La prima risposta è quella che... No, ha detto di no. Guarda che è un gesto scortese nei suoi confronti. Secondo me lui ci tiene a sentire... È vero che ci tieni a sentire la goccia d'acqua? Perché lui è un uomo meraviglioso, vedi che carino, sta temporeggiando, perché da collega dice che faccio, gli rompo le scatole a lei o dico no a lei, certamente, scusa, fai la goccia d'acqua un attimo. La fa sempre, porta bene, guarda. Lo odio. Poi non c'ho la salivazione giusta. Dai, bevi un po' d'acqua di Burioni? Ci vuole. No, l'acqua di Burioni? Facciamo con Burioni, ci arriviamo. Non c'ho la salivazione, fammi. No, è bellissima.
Poi la devo fare sul microfono. Guarda che... Beh. Sai che io starei delle ore. Eh? Delle ore starei. Cioè. Sì. Non viene più. Tutto un film di Bergman. Esattamente. Scusa, invece la Berlinguer cosa direbbe qui? Ma di cosa direbbe la Berlinguer? Sarebbe meglio andare da Floris, questo direbbe la Berlinguer. Dai. Corrado. Bravissimo. Fa così, adesso inizia. Sai che sono? Lo sai che lui fa Bruno Vespa benissimo. Vabbè, adesso fagli che Bruno Vespa benissimo. No, sei bravissimo. No. Cosa Vespa proprio mi manca. No, poi sono molto fronte. Va bene, allora parliamo di LOL tra qualche istante. Però... Il 2022 è un anno molto importante per le ricorrenze che riguardano appunto Corrado Guzzanti. Infatti dovete sapere che sono passati ben 20 anni dal caso Scrafoglia e 25 anni dal Pippo Kennedy Show. Pippo Kennedy Show. Ecco, allora io chiederei al presidente Prodi di annunciare un RVM che abbiamo preparato per celebrare tutte queste ricorrenze. Ah, veramente molto bene. Lo vedo, sono tanti anni, però sono sempre qua, fermo, come un semaforo. Lo vedo, con piacere. Dedicato a Corrado Guzzanti. Vorrei da una immagine, se puoi mostrarne, sì, possibilmente le mie. Ma quattro, a due. Wow! Hey, oh, let's go. Il PD è il primo partito in Italia a usare le primarie, il primo partito al mondo che le perde. Allegria! Berlusconi, ma perché scegli con me? Il comunismo è fantasia. Porca puttana, porca troia! Ma non esiste la destra e la sinistra, sono cose che abbiamo inventato per la gente. Sapevatelo, signori, io che ce la facciamo. Cosa è successo durante tutto questo tempo? E cosa ha fatto il Guzzanti? Scoprilo subito, che ce l'ho già! Vi è sempre una soluzione per il finale. Kipling! La risposta è dentro di te, è però è sbagliata. Buonasera! Grazie. Tu di quello sai tutto, vero? Io sono io la mia religione è la religione di quello. Ah sì, tu sai tutto. Dici... Perché c'è una grossa. C'è grossa crisi. Stai miagolando veramente. Ti chiedi come, dove nel mondo, dove chi, perché, quando. Ti chiedi quasi e miagoli nel buio. Nel buio. Ma la risposta... Non la devi cercare dentro di te. No, la risposta è dentro di te, però è sbagliata. Cioè, puoi fare... I pezzi suoi. Ma poi ce n'era una che... Possiamo fare i Quelos. Quelos. C'era una domanda meravigliosa, era: ma c'è vita nell'universo? Sì. Ma giusto un po' il sabato sera. Sì! Ma niente di che, eh? No. Ma anche c'è... Saturno contro. La battuta su Saturno contro. Qual era secondo... Tu chiedi troppo della mia memoria. No, vabbè. No, era bella quella. No, ma l'uomo discende dalla scimmia. Ma l'uomo non può discendere dalla scimmia. Casomai è un bambino che dice... Cioè, non è che poi sali, scendi, sulla scimmia, poveretta, dopo un po'... Cioè, non, l'uomo non discende dalla scimmia. Un bambino piccolo può scendere dalla scimmia, ma l'uomo... No, ma io dicevo a LOL che fai Saturno con... La battuta di Saturno contro, perché io ho visto due puntate. Noi non abbiamo visto nulla. Sì, ne sai. Ti ricordi che hai fatto una battuta su Saturno contro? Quelli io, che... guarda, un ricordo vago come... Quelli che c'hanno Saturno contro... Sì, perché fatto questo personaggio che dice... Mi fanno ridere quelli che dicono, c'ho Saturno contro, Saturno dice, ma che cazzo te conosci? Sto a 400.000 milioni di chilometri, ma insomma chi sei? Saturno contro. Virginia, sai che abbiamo dedicato delle immagini anche alla tua bellissima carriera. Lei fa, a parte la goccia d'acqua, lei fa tantissime cose... E no, le abbiamo messe un po' insieme, le mostriamo? Guarda, mandiamo queste immagini dedicate alla nostra Virginia Raffaele. Coccodrilli, che c'ho da fazio io. Buonasera.
pensate a guardare il culo? No. Mancano le bocce, il cookie dentro sembra Villa Yolanda, io e te. Tu come hai rovinato la vita? No, vabbè, scusate. Facendomi passare no. per una rimbambita. No, non ti ho fatto... Però, adesso, fai indietro, fai indietro. No, siete troppo bravi. Vero? Io devo fare ve l'hanno detto tutti, l'ha detto anche Lady Gaga piangendo forse, e l'avete fatto dei, fate dei montaggi di, sembro sempre che più bello però di quello... Lady Gaga rispetto a te ha cuore e piange, tu invece sei un assassino. Sì, sì, sei, vuoi che io pianga? Sei dura, eh? Vuoi che io pianga? No, ma così? Ti provo. Piange, ma facendo, facendo la goccia però. Facendo la goccia. No, però hai capito? Siete bravissimi, bene, ragazzi. Grazie, bravissimi. Grazie bello, a tutti i miei colleghi. Che... Prego. Una vita riassunta in 30 secondi sì. fa un bel effetto. E dà il senso della, di quanto siamo inutili. Della caducità del tutto. Di tutto. Sì. Assolutamente. Senti, in Samusà, lo spettacolo a teatro, ho detto tutte le date che lei non si ricorda. No, no, adesso me le ricordo. Lei c'è anche una... c'è Patti Pravo che regala delle perle di saggezza e sui sentimenti, no? Per esempio parla dell'amore. Sì, parla del... Ciò che parla dell'amore. Non ho capito. Parla dell'amore. Del lavoro? Ma è importante il lavoro. Cioè... L'amore. Lavoro. Lavoro è importante. Lavoro è importante. Ha detto... No, è lavoro. Io sono sposata 5 volte. È lavoro. E poi dice che è molto importante. No, l'amore. L'amore. Sì, oltre all'amore... Ma di bene, l'amore. L'amore. No, non si capisce. L'amore. È importante perché ti fa. Sarebbe molto importante trovare insieme l'amore. Appiti fa. Io non ho capito che sì, appiti fa è importante. Appiti fa. Essere pelifi. Essere pelifi. Essere pelifi. Essere felici. Essere felici. Accidenti, stavo per chiedere aiuto a quello. Allora. È stata dura non ridere a LOL? Dura. Tu ti sei data degli schiaffi pazzeschi per non ridere? No, una deficiente, mi facevo male, cercavo del dolore fisico, è difficilissimo. Cilici nascosti, cose. Ma sai che io non mi aspettavo che tu saresti andato a LOL. Neanch'io. Mi sono preso in contropiede. Ma che accidente fai, era troppo tardi. Sì. Infatti ho degli amici che hanno scommesso contro e hanno perso, sono mortificato. Hai fatto bene. Senti, c'è una sorpresa per voi. Yes. Che cosa? No, volevamo, siccome a LOL, fra i partecipanti di LOL c'è anche un nostro amico, volevo chiedervi se volete che lo facciamo entrare, il Mago Forest. No, è meglio. Taro raro raro rino. Taro raro raro raro. Scontro. Questa way. La sigla per me, non c'è la sigla. Lui è stato terribile. Grazie per aver insistito, per avermi qui insieme a loro due. Aurietta Berti, vestita da Virginia Raffaele, per chiudere il giro. Ciao, scusa, ma... conosci Corrado Guzzanti? Corrado! Corrado Guzzanti. Era indeciso, Sabina, Caterina o Corrado? Caterina. Corrado. Perché... Senti... Tu sei stato veramente un delinquente. Sì. Io? In LOL, sì. Grazie, sei molto gentile. Hai fatto delle... No, tra l'altro lui, sapete che lui odia i comici. Vabbè, non sì. è bello parlarne così in faccia. A me piace parlare male dietro le spalle, non sì. La regola numero uno. Sì, dalle spalle, ma da vicino. Da vicino. Quali sono state le tue strategie per non ridere, Michele? Io per non ridere sì. io? Sì. Io ho lasciato il mio telefonino a mia moglie. Avevo così tanta paura che mi guardasse i messaggini su WhatsApp che la preoccupazione non mi faceva ridere.
Invece odio lui ma sì, da morire. Perché... Sì, ma sono anni che ci conosciamo, cerchiamoci. È perché lui, io posso fare qualsiasi cosa, no? Che mia moglie invece fa, ma hai visto Guzzanti che ha fatto Venditti? Oh, ma hai visto Guzzanti che ha fatto quello? Ma hai visto Guzzanti che ha fatto Peterson? Hai visto Guzzanti? Sempre, anzi, una cosa, posso chiedertela? Non è che tua moglie per caso ti dice, hai visto Forrest che fa il mago? Hai visto Forrest? Magari ce le scambiamo e... Lo dirà da domani sicuramente. Sì. Ce le scambiamo e così non roviniamo le famiglie. Vabbè. Allora vi faccio vedere, siccome non possiamo far vedere quasi niente, no, ma una cosina posso fare, ho detto che posso farla vedere, una cosina di ciascuno. Volevo far vedere l'ingresso del Mago Forrest. Un ingresso del Mago Forrest. Un ingresso. Ma mandiamolo in onda. Cos'è che c'ha Forrest attaccato alla gamba? Mamma mia, ragazzi, guarda qua. Ma cosa ci faccio io ai cani? Non ti si può guardare, l'animaccia tua. Io lo vedo solo come un amico, ma lui mi ama. Ma poi nascerà un ginocchio. Non lo so, ti dico solo che a me mi hanno detto prendi un cane e vedrai che si cucca, però non pensavo di fare colpo su di lui, capito? È andata così. Allora... Non si può dire niente su LOL, però no. Posso fare un'anticipazione? No, non devi. No. Una piccola, ci sarà uno spin-off, ci sarà una serie che si intitola... Sentiamo che Scemenza sta per dire. Era una cosa, non la dico più. Dilla. Sarà una serie. Attenzione che si ride, attenzione, vai. Sarà una storia d'amore tra il cane e la mia gamba. E faranno tante puntate. Spoiler. Hai visto? È uno spoiler. Non ha riso nessuno. Allora forse sarà un format per tipo uomini spoiler, e donne. Anche lì non ride nessuno. No, tipo uomini e donne. Faranno cani gamba e cani. È una... Vabbè, questa la tagliamo. Allora, cani e gambe. Ma io l'ho un autore comico, prenditelo Forrest. Dovrei. Soldi che hai fatto. Ne ho 7, serve l'ottavo. Corrado, ma senti, tu che insomma, tu sei un comico... raffinatissimo, studi tanto. Ecco, quando ti sei trovato. Sudo tanto. No, studi tanto. Studio. Detto, studi tanto, sì, scrivi tanto, sì. Curi tantissimo la parola, il tempo comico. Ecco, di fronte alla comicità così, diciamo così. Ad minchiam. Basica di Michele, di Forrest, no? Così c'è, cioè, quella comicità proprio. Quelli che si buttano per terra per far ridere, insomma. Ecco, come sei. Quale. Grazie. Dove hai attinto? Belle parole per questa. Dove hai attinto? Quale forza hai trovato in te stesso? Non lo so, né posso rivelare nulla. Lui era uno dei più agguerriti. Cioè, quando noi ancora stavamo dicendo, ma dove siamo, perché sono qui, eccetera, lui già ci aveva. Mamma mia, mazzi di carte, cose. Coniglio, ha tirato fuori perché, come conigli cilindri. Perché è stata la mia ultima trasmissione. Io lascio questo lavoro. E l'avvio alle armi, era l'ultima, ho voluto farla alla grande, caspita. Perché mi do la politica. Sì. E poi, sì, è vero, mi do la politica. Questa ha spoilerato il finale. È stato come un master. E non sei originale nemmeno in quello, però. Perché, è stato un master. Perché, no, la politica, poi, quando andrò in Parlamento, sentire cazzate senza ridere sarà difficile. Così sono allenato. Questa era carina. Questa è per i bambini. Questa è buona. Populismo per i bambini. 10 euro, dagli. Questa è buona, dice. Questa funzionava, 10 euro, dagliele. Allora, vediamo un momento invece che riguarda Virginia, ecco. Perché a un certo punto Virginia non fa la goccia d'acqua, ma... Strano, me la sono scordata forse, non ricordo più che ho fatto. Avessi chiamato. Mannaggia. Guardiamo un attimo la tua Marina Abramovic che hai portato a LOL. Ah, l'Abramovic. Ma la vediamo tutta, va bene. Sono Marina Abramovic. Faccio arte contemporanea. Non tutti possono capire arte contemporanea. Tutti però possono pagare per vedere arte contemporanea. A noi? Performance? No. C'ho i spicci. Non c'ho moneta, mi dispiace. Pezzente. Questa è performance.
Questa è Performance. Oddio mio. Questo è Totò. Posso dire? Sì. Se io fossi una donna, sì, vorrei essere come Virginia. Ma che... E non è detto che un giorno... Dopo la politica. Dopo, un altro cambiamento. Dopo la politica. Dopo la politica. Un altro cambiamento. Trasformismo, il trasformismo. Se ora volevo far vedere questa, invece questo momento che riguarda Corrado Guzzanti, che a tradimento organizza la seduta spiritica. Vi ricordate? Vero, quella me la ricordo. Meno male, perché sembra che non c'eravate. No, quella me la ricordo. No, ha fatto una cosa ancora più bella, posso dirla? Quando ha fatto... Non si può dire? Non si può dire. Se ti dico quello che ti dico è perché te lo posso dire. Ah, non si può dire. Quello che non ti dico non te ma lo posso dire. Ma la smetti! Guardi. Tuo padre deve darmi quella risposta ancora. Ma mio padre lascialo stare. Aspetta, cioè? No, niente. Cioè? Ho chiesto la mano a suo padre. Ma quando? Non la mano di suo padre, la ma a suo padre, la mano di ma lei quando? A suo padre. Per l'altro giorno abbiamo fatto il video Gli avanzavo una mano. No. Da luna ma quando? Al telefono così, sì. Abbiamo fatto il video messaggio. Ed ora, signor Raffaele, allora, con sua figlia, e non lo faccio bene, non lo so imitare lui. No, fai bene. Ha chiesto la mano, come si faceva, come fanno i gentiluomini, mi deve ancora dare una risposta. Chiamiamolo allora. Chiamiamo suo padre. Possiamo... Certo. Possiamo vedere intanto la seduta spiritica e poi chiamiamo, adesso mi dai il numero di papà, lo certo, su. Aspettavamo tutti in famiglia questo momento. Sì, sì, guarda, sì. Non be- no, pensi in diretta. Allora, guardiamo Corrado Guzzanti la seduta spiritica, allora. Vada Agatina, e quando poi abbiamo finito, tirate Agatina, lasciate la seduta come avete trovata. Scappate, è quasi mezzanotte, mi sto trasformando. Gaetane! Chi cerca? Gaetane! Corrà! Gaetane! Basta! Sono Giulio, ma non sono morto, non capisco perché mi avete chiamato. Non mi pare uno scherzo divertente. Mi scusi? Questo è Tremonti? Ma sa, fa la partita con la PlayStation, mi potete chiamare? Lorenzo? Forse Lorenzo? Mi senti, Lorenzo? Ti sento, su, sta spaccando l'orecchio. Grande! Posso dire una cosa? Sì. Allora, in Italia c'è la brutta abitudine che i meriti agli artisti vengono riconosciuti soltanto dopo morte. Ma no, che cosa stai per dire? Ma no, tipo Totò, no, abbiamo un esempio. Sentiamo io, essendo io un suo grande fan, sì, direi di ammazzarlo subito. Così diamo il giusto merito fin da adesso. Perché dovranno essere i nostri figli, i nostri nipoti ad esagerare? Penso fosse un complimento, eh. Pensavo dicesse, se io fossi un uomo vorrei essere Corrado Guzzanti, invece non l'ha detta. Ti piace da me? Puoi chiedere la mano. Do 10 euro. In un'altra trasmissione. Okay. Puoi chiedere la mano. Chiede la mano poi. Allora non chiamiamo papà? Ma no, che non lo chiamiamo. Vabbè, non papà, lo chiamiamo. Anche se non vedrebbe l'ora. La prossima volta. La prossima volta. Organizziamo una chiamata così. Senti, tu hai finito di girare anche la nuova stagione di Boris? Sì, la misteriosa, anche per noi che l'abbiamo fatta, quarta stagione di Boris, che è tipo 20 anni dopo dei Tre Moschettieri. Siamo tutti in attesa di sapere che cosa è uscito fuori. E andrà in onda online, come si dice? Non lo so, andrà da qualche parte. Cioè, credo a settembre. Ok, tu invece continui col teatro, con Samusà, come momento. Tu invece che fai? Io. Ci vediamo al tavolo dopo. Ci vediamo al tavolo, rimanete al tavolo, rimanete al tavolo. C'è posto al tavolo per loro? C'è posto per tutti, se no aggiungiamo un posto al tavolo. Due posti. Senti, posso chiedere ancora un'ultima cosa? Tu hai Paola Gilberto Domar, sì. Cioè due personaggi hanno travestì, lei ha Paola e tu hai Vulvia. Non è che non si sono mai parlati i due? Non ancora. Possiamo salutarci così? Cioè. Perché associamo... Guarda la foto. No, ma dico, guarda che foto. Adesso tira fuori il falsetto. Dai, su, facciamo, proviamo. Io sono molto più bassa, amore. Cioè, questo del timbro delle voci. Eh? È molto più bassa su Reducational Channel. Sì, sì. È
chiesto, sì. Comunque, vabbè, la bellezza... Mbuti. Com'è nato Mbuti? Mbuti è uno dei tormentoni più misteriosi. Facevo questa vulvia, che è un incrocio tra una voce di National Geographic. Mi ricordo come sia venuta. Poi la mise è un'invenzione del geniale truccatore di allora. Educational Channel. E un giorno ho fatto una cosa su... Tra i vari servizi di vulvia c'era questo. Mbuti! Da dove viene Mbutu? Chi ha inventato primo Mbutu? Quanti Mbuti usavano per versare l'acqua? Mbuti! Tutti Mbuti! E questa roba è diventata... Grande. Non so perché... Io voglio dire davvero... Grazie, grazie di cuore, spero di vederti presto. Grazie a Corrado Guzzanti, grazie a Virginia Raffaele per essere stati con noi. Grazie a voi. Grazie. No, con te ci vediamo dopo. Ci vediamo dopo. Aspetta, alzatevi che vi accompagno. Questi sono per Virginia. Grazie a Corrado Guzzanti. Grazie Corrado. Grazie Virginia Raffaele, grazie a Mago Forest. Da quella parte. Infatti. Ci vediamo a LOL. Ci vediamo a LOL, chi ride fuori. Grazie Corrado.